Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo nel Borneo, più precisamente nel Brunei, uno stato magnifico, fantastico, uno stato di cui ne avevo solamente sentito parlare per via del fatto che il sultano è un tipo molto estroverso, particolare, per inciso è quello che per vedere l'eclissi ha preso il suo aereo personale, un Concorde, è l'unico uomo al mondo a possedere un Concorde, e ha rincorso l'eclisse. Siccome l'eclisse è un allineamento Terra-Luna-Sole, ha rincorso questo allineamento, dura un istante e poi si sposta, ha rincorso con il suo Concorde l'eclisse per poterla vedere per un periodo più lungo del consueto. Ecco, questo paese fa riflettere sotto tanti punti di vista, in primis per l'alto tenore di vita da parte di moltissima gente. Qua più della metà delle persone che si vede in giro si vede che stanno bene, hanno macchinoni, è pieno di ville impressionanti. C'è anche chi ha una vita magari a livello non così agiato, un po' più semplice. Ci sono anche questi, però bisogna dire che effettivamente qua sono più i ricchi che la gente normale. Qui, diciamo, la classe media non esiste, è stata rimpiazzata dai ricchi, mentre in Italia in questo momento abbiamo una situazione triste perché la classe media verrà rimpiazzata dai poveri, quindi siamo agli antipodi. Abbiamo due andamenti differenti. Qui si va, la popolazione esce dall'etamaio e va arricchendosi, e in Italia invece siamo impicchiata libera, ci andremo a schiantare al suolo perché veramente la mala politica, il malgoverno ha ridotto l'Italia in un paese pieno di problemi che non potranno più essere risolti perché il patatrac è fatto. Qui in questo paese, nel Brunei, quali sono i connotati che hanno fatto sì che qui vi fosse uno sviluppo economico molto elevato e un benessere generale? Prima di tutto bisogna dire che qui c'è una monarchia assoluta, una monarchia assoluta di stampo integralista, per cui siamo l'apoteosi della concentrazione dei poteri. Il sultano detiene il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, tre poteri nella stessa persona. Per cui abbiamo questa figura che è un garante della società, una persona che vuole bene al suo paese, e come tradizione il sultano è spietato contro chi vuole fare male, del male al proprio popolo, per cui il Brunei è un posto famoso per via del fatto che se un politico, anche solo viene sospettato, parliamo di un semplice sospetto di corruzione, oppure viene sospettato di svolgere una vita amorale, viene condannato immediatamente dal sultano agli arresti, viene messo all'ergastolo e l'ergastolo lo sconta in un pozzo, viene messo in un pozzo, e in quel caso lì il politico ha finito di protrarre le sue nefandezze, viene messo in un pozzo e viene tirato, estratto fuori dal pozzo una volta all'anno, è preso a frustate pubblicamente. Qui c'è l'integralismo islamico, non scherzano. E poi lo ricacciano giù nel pozzo un'altra volta in modo che abbia la possibilità questa persona di redimersi scontando l'ergastolo nelle condizioni che gli sono più consone. Ecco, questo è un po' il sistema politico di questo paese, e questo sistema politico ha fatto sì che, mancando la corruzione, mancando le nefandezze, mancando quel genere di persone che fanno politica per tirare acqua al proprio mulino o asserviti alle lobby, il
Il paese ha avuto una grandissima possibilità di sviluppo e ha accolto questa possibilità di sviluppo, dal punto di vista economico si è allargato, la gente vive in maniera più che dignitosa e vi è veramente una opulenza diffusa. Adesso io mi rendo conto, stando qua, che sono in un posto dove comunque lo stipendio medio, parlo quello medio, è di 50.000 dollari all'anno. In un posto dove non costa niente vivere, toglietevi dalla mente il costo della vita che abbiamo in Italia. Qui veramente una persona anche normale può andare a mangiare in locali di lusso, frequentare posti veramente elite, spendendo veramente pochissimo. Per cui il Brunei è uno stato da molti punti di vista paradisiaco, molto lontano da quello che è l'Italia, molto lontano da quelli che sono i nostri canoni. E veramente per conoscere l'Italia occorre viaggiare e andare a vedere come vivono dalle altre parti. Se uno viene a vedere qui nel Brunei come si vive qui, capisce che la vita che ha trascorso in Italia è stata una vita immersa nella merda, perché l'Italia è un paese che opprime e soffoca l'individuo, non dà possibilità, perché vi è attorno tutto un sistema di corruzione che privilegia i corrotti e gli amici dei corrotti. Ok, questo è stato un mio monologo, vi saluto e ci sentiamo alla prossima, ciao!